ragazzi. Andiamo, andiamo. Quanta gente ci caga in sti poveri cessi, nessuno si preoccupa. Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista. Sono io l'attivista. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, per favore. Senta, voi avete lì in negozio, showroom, insomma, diciamo dei bagni completi da vedere? O avete... Allora, bagni completi no, nel senso che non ho, o meglio, ho due o tre box, ma non è un bagno completo arredato. Sì, ma diciamo i sanitari ce li avete? Sì, sì, esposti, abbiamo diversi, assolutamente. Ho capito. Ho capito. E, senta, ma quando li vendete, no? Volevo sapere. Sì. Voi fornite anche, diciamo, una copertura per evitare, ecco, che insomma certo materiale defecato venga a contatto con l'oggetto? Non ho capito la domanda. Sì, no, allora, cioè, la mia domanda sostanzialmente è questa. Ma, cioè, voi vi assicurate, ecco, poniamola così. Voi vi assicurate che, diciamo, l'intestino delle persone che vanno ad acquistare le vostre tazze sia ben funzionante e non sia marcio, insomma, questo genere di cose? Scusi, ma sei radiofonico? Che cosa, mi scusi? No, affatto, è una domanda molto seria. Io sono un attivista e mi occupo dei diritti degli oggetti più sfortunati, ad esempio le tazze. Senta, mi scusi, noi siamo qui a lavorare, grazie. Anche io sto lavorando. Stupido! Stupido. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione. Voi ci avete nello showroom anche, diciamo, proprio tutti i bagni da venire a vedere? Cosa intende tutti i bagni? Cioè, intendo dire i bagni completi con tutti gli arredi dei bagni, insomma, le ceramiche. Abbiamo in esposizione, non so, 5-6 mobili, alcuni sanitari, diversi tipi di rubinetterie, però poi dipende da quello che lei sceglie, da quello che cerca, certo, chiaramente. Certo, certo, non abbiamo una grossissima esposizione. Ho capito, sì, sì, ho capito. Non avete, cioè, diciamo, non provate del disagio voi a... insomma, a far parte di questa atrocità? Che tipo? Cioè, del tipo, nel senso, sapere che queste povere tazze, questi poveri water, ecco, chiamiamoli volgarmente water, vengono poi, diciamo, lasciati a bocca aperta in attesa di un culo che faccia il suo dovere. Ma mi sta prendendo in giro? No, affatto. Cioè, piuttosto il contrario. Cosa insomma mi sta chiedendo? Cioè, voglio dire, nel senso, cioè, voi sapete, credo, no? Immagino sappiate a cosa serve un water, no? Certo. Ecco, appunto. Allora, la mia domanda è: non vi provoca del disagio sapere che questi poveri oggetti vengono venduti in attesa, a bocca aperta, in attesa della loro fine, della loro tortura? Quale disagio, scusi? È un prodotto che viene venduto come tutti gli altri, nessun disagio. Va bene, però cioè, non è esattamente come una tazza per bere il tè, insomma, cioè diciamo è un posto dove ognuno ci si caca. Ognuno vende i propri prodotti. Certo, allora, questo certo, discorsi, però lei guardi, è serva del potere. Diciamo quella telefonata perché non mi piace quello che No, ma io voglio avere una sua opinione, cioè lei no, è serva del potere. La mia opinione può essere un'opinione professionale o un'opinione personale. Io sono un rivenditore di sanitari, rubinetterie e materiale idraulico, quindi io faccio il mio lavoro, lei fa il suo lavoro. Sì, appunto, infatti io verrò a manifestare perché è necessario liberare. Non da nessuna parte. No, sì, invece non me lo può impedire. Sua, no, non può impedirmelo, verrò a manifestare. Ah, signora stupida! L'attivista. Stupida che è. Che so io. L'attivista.